Un altro weekend di passione per molti residenti della provincia di Ravenna a causa dei topi d'appartamento. I furti si sono ripetuti nel corso di tutta la settimana, ma si sono intensificati fra venerdì e domenica, compiuti anche in orario diurno. Proprio venerdì, ad essere falsidiato dalle razzie, è stato il quartiere Veicoli di Ravenna, dove si sono susseguiti colpi a ripetizione in via Montale, in via Ugo Foscolo, in via Badiali e in via Maiori, dove è stata recuperata un'auto Range Rover rubata a Imola e probabilmente utilizzata dai ladri per raggiungere Ravenna. Sabato pomeriggio è toccata la frazione di Piangipane e Classe e poi di nuovo Ravenna, in via Gobetti, in via Poggi e in via Ofanto. Mercoledì era stata un'altra giornata di intenso lavoro per le forze dell'ordine. I ladri, infatti, sono stati segnalati in azione in via Mazzabotti, in via Miserocchi, in via Savini e in via Saporetti. Giovedì l'episodio più preoccupante a Lugo, una tentata rapina ai danni di un commerciante, sorpreso alle spalle da parte di due persone mentre era intento a chiudere il proprio negozio. Il weekend si è infine concluso con una serie di colpi messi a segno nella prima periferia faentina, nella zona fra San Martino e San Mamante.